Ciao a tutti da Miranda, vado a fare le energie maschili e femminili per la settimana appunto che va dal 12 al 18 ottobre 2020. Inizio prima delle energie maschili. Non è detto appunto, volevo prima fare una piccola premessa, non è detto appunto che siate una coppia. Ecco, potrebbe essere anche un uomo, un ragazzo, appunto una persona maschile che appunto non conoscete. Poi facciamo anche l'energia femminile e le mettiamo insieme appunto se per le coppie. E quindi inizio adesso dalle energie maschili. Faccio una piccola premessa, scusate se non vi siete iscritti al mio canale, potete farlo cliccando la campanellina scura sulla destra per ricevere tutte le notifiche. Per i consulti privati, gli indirizzi sono in basso in descrizione sotto i video, eh? Queste sono sempre estese generiche, quindi potrebbero non corrispondere a tutti. A volte mi dimentico di dirlo. Quando di solito lo dico durante i video, quindi adesso lo sapete già per chi appunto mi sta ascoltando in questo momento. Allora, energie maschili, settimana 12-18 ottobre 2020. Dunque, questi uomini potrebbero avere un ritorno. Sì. Dunque, le energie maschili saranno molto occupati ancora con la famiglia, probabilmente un loro familiare, che potrebbe essere un padre, una madre. Diciamo che potrebbe non star bene e quindi lui potrebbe occuparsi appunto o di un genitore o di un figlio o di una figlia oppure lavorare tanto appunto per la famiglia, anche se siete già appunto impegnati. Quindi sentirete il peso della famiglia. Però siccome io qui ci vedo un ritorno, secondo me vi dovrete prendere cura ecco ancora di un vostro familiare. Potrebbe esserci appunto un ritorno anche per le energie maschili, un ritorno. La giornata di mercoledì ce lo vedo il ritorno, sì, e la giornata di lunedì vedo il peso della famiglia. Poi la giornata di martedì ci vedo la carta dell'isolamento e la depressione. E quindi potrebbero non stare bene, magari per questo genitore, mamma, papà, padre che magari non sta bene, o per qualcuno della famiglia, appunto, oppure potrebbero stare male per questa persona che magari stanno aspettando che arriverà in settimana e potrebbero avere l'inizio di qualcosa che potrebbe essere l'inizio di una relazione. L'inizio di un lavoro, ci vedo anche nuovi inizi per le energie, cioè anche ci vedo inizi per le energie maschili. Per appunto la giornata di venerdì c'è la carta delle perdite, potrebbero avere delle perdite, questi uomini. Quindi diciamo anche delle potrebbero essere anche delle perdite affettive. Non vorrei, lo dico, ma non vorrei che magari un familiare appunto non si sentirà bene e potrebbe esserci qualche perdita. Questa carta potrebbe essere appunto perdite economiche, perdite affettive, comunque indica proprio le perdite. Io mi auguro di no, per le perdite affettive, magari sono perdite di denaro. La giornata di sabato c'è la carta della tranquillità, quindi questi uomini avranno un'energia bella carica e potente di tranquillità. Probabilmente
si riprenderanno da questo stato di depressione e solitudine per ritrovare appunto la pace con loro stessi e avranno tanti messaggi, quindi o l'energia femminile potrebbe inviare dei messaggi a questi uomini, oppure questi uomini potrebbero ricevere mail, telefonate, messaggi per quanto riguarda appunto il settore, il lato economico, lavorativo. Quindi diciamo o l'uno o l'altro, affari, progetti, comunque tanti messaggi, novità. Quindi per le energie maschili la prossima settimana sì, ci vedo il peso della famiglia, ci vedo il ritorno, un nuovo inizio di qualcosa, si riprenderanno verso fine settimana dopo queste perdite, questo isolamento, e la carta appunto sì, dei messaggi. Adesso andiamo a prendere anche i tarocchi, andiamo a vedere i tarocchi che cosa ci dicono, che cosa ci confermano, per le energie maschili. Ci vedo la carta della temperanza, quindi significa appunto che la giornata di lunedì, siccome prima era uscita la carta della famiglia, e dovranno, ci sarà un equilibrio di qualcosa, un rimettere a posto di una situazione per quanto riguarda la famiglia. Probabilmente dovranno anche lavorare tanto per la famiglia, se appunto siete già impegnati, voi uomini. Per la giornata di martedì, che era uscita la carta dell'isolamento, come dicevo prima, riuscirete a venire fuori da questo isolamento perché è uscita la carta della forza, e quindi ci sarà questo lottare con se stessi, dovete appunto tirare la forza e la tirerete fuori perché la carta è uscita al dritto. Sotto la carta del ritorno c'è la carta del 7 di denari. Cosa significa? Che potrebbe esserci un ritorno o per quanto riguarda il lato lavorativo, il settore appunto lavorativo, che magari una persona potrebbe contattarvi, oppure diciamo le vostre fatiche con la persona che stavate aspettando, che lavorerete tanto per ottenere questo ritorno, che ci sarà appunto un ritorno, otterrete come dire ciò che vorrete. La giornata di giovedì con la carta della nascita mi è uscita la carta della regina di spade, significa che potreste iniziare una nuova relazione con questa donna, regina di spade, o avere a che fare appunto voi uomini con una donna sul lavoro, bella forte e decisa, se invece per l'amore sarà pronta appunto per l'amore. E se trattasi di questo ritorno, potrebbe essere anche lei, quella che stavate aspettando. Sotto la carta delle perdite e sopra, vedete, guardate, la carta delle perdite, quindi queste perdite saranno perdite di denaro, perché la carta del 4 di denari è uscita al rovescio. E quindi saranno, sì, vi confermano i tarocchi che saranno perdite di denari la giornata, denaro appunto la giornata di venerdì. Dove c'è la carta della tranquillità è uscita la carta del 5 di denari. Che queste perdite, dopo queste perdite, appunto, ritroverete tranquillità, probabilmente risolverete appunto questi problemi la giornata di sabato. La giornata di domenica, dove c'è la carta dei messaggi, indica che ci potrebbero essere dei messaggi da parte di un uomo, un re di bastoni. Potrebbe essere appunto un vostro datore di lavoro, vostro padre, un vostro fratello, cugino, zio.
Comunque c'è anche la presenza di un uomo, quindi messaggi per quanto riguarda, diciamo, il settore lavorativo. Questa persona purtroppo è uscita al rovescio, quindi non mi sembra molto affidabile, eh? Comunque mail, telefonate, riceveranno tanti messaggi. Adesso andiamo a vedere le energie femminili, per poi metterle insieme, appunto, se siete una coppia. Allora, la giornata di lunedì potrebbe esserci per l'energia femminile un compromesso, un accordo con qualcuno, un far pace, ma soprattutto io qui mi sento una proposta lavorativa, una risposta. Secondo me vi arriverà sì una risposta per quanto riguarda il lavoro, la giornata di lunedì per l'energia femminile. La giornata di martedì mi dà la carta dei sentimenti, dell'amore. Potrebbe esserci, diciamo, o un messaggio da parte appunto di questa persona che magari vi manderà qualche messaggio, il vostro ex, oppure una nuova persona nella vostra vita, oppure starete bene col vostro partner, la vostra partner. Quindi tanto amore e passione e sentimenti la giornata di martedì. La giornata di mercoledì c'è la carta delle evoluzioni. Probabilmente o riceverete appunto delle notizie per quanto riguarda il lavoro, e quindi la giornata di mercoledì sarà caratterizzata da evoluzione, perché succederà qualcosa di bello. Quindi questo andare avanti per i vostri progetti, se avete iniziato un nuovo progetto, che sia lavorativo, che sia un hobby. La giornata di giovedì mi dà la carta dei cambiamenti, bellissimo, quindi fra evoluzione, caspita, e cambiamenti, bellissime carte. La giornata di venerdì potreste ricevere qualche notizia, o per la casa, oppure magari occupare il tempo per la casa, non so, sistemare la casa, se avete dedicato poco tempo ultimamente, mettere a posto, non so, i cassetti, ristrutturare, imbiancare, pulizie, spostamenti, magari dovete cambiare casa, quindi tutto quello che riguarda la casa, la giornata di venerdì. La giornata di sabato sarà caratterizzata dalla sessualità, potreste avere questo desiderio, magari con questa nuova persona, quindi con sesso, passione, con un amore e sesso e passione, direi che sarà una bella settimana. La giornata di domenica sarà caratterizzata dalla presenza di una donna. Potreste, non so, vedere magari un'amica, andare a fare una passeggiata, confidarvi le vostre cose di cuore. Potreste sentire una madre, una sorella, passare il tempo con una figlia, una zia, ecco. E quindi, oppure avere a che fare con una presenza femminile per magari una notizia di lavoro. Potrebbe anche essere, anche se vabbè, la giornata di domenica è difficile, mi sembra difficile, però potrebbero esserci anche dei messaggi appunto da parte magari di un'amica che mi dà magari qualche suggerimento per quanto riguarda il lavoro. Comunque una presenza, oppure questo potreste proprio essere voi, delle donne belle e decise, che vanno avanti, lottano per la famiglia, per loro per noi stessi, che noi stesse che lottiamo. Potrebbe sì anche significare questa cosa qua. E queste erano le energie femminili. Adesso andiamo a vedere anche con i tarocchi, come abbiamo fatto per energie maschili.
la giornata di lunedì, dove c'è la carta del compromesso, guardate, è uscita la carta del 4 di spade, ma al rovescio. Quindi, se avete avuto, diciamo, delle sofferenze, se avete penato per un lavoro, una risposta lavorativa che non arrivava, per una relazione, ci sarà la ripresa, perché la carta è uscita al contrario. Quindi, i tarocchi ci confermano, sì, per il compromesso, per un riappacificarsi con qualcuno, comunque una risposta lavorativa. La giornata di martedì, sotto la carta c'era la carta dell'amore e qui abbiamo sofferenze, quindi dopo tante sofferenze potrebbe arrivare nella vostra vita, energia femminile, tanto amore. Meno male. La giornata di mercoledì con la carta dell'evoluzione, guardate, mi è uscita la carta della ruota della fortuna, quindi i tarocchi ci confermano che la giornata di mercoledì sarà molto fortunata o magari durante la settimana, comunque evoluzioni, fortuna, la giornata di mercoledì. La giornata di giovedì c'era la carta dei cambiamenti, è uscita la carta del cavaliere di spade. Potrebbe essere che riceverete magari qualche notizia da questo vostro ex datore di lavoro, da un vostro ex, da un amico. Potrebbe esserci appunto la presenza di questo uomo. Quindi cambiamenti, cambiamenti nel senso positivi, positivi. Andiamo a vedere adesso con la carta della casa. È uscita la carta dell'asso di spade, ma è uscita al contrario. Probabilmente dovrete, diciamo, occuparvi la giornata di venerdì della vostra casa invece che degli affari, per cui sarete, diciamo, meno energici. Ecco, sarà una giornata caratterizzata a tutto quello che riguarda il da farsi, una giornata un po' pesantuccia, e quindi la carta dell'asso di spade è uscita al contrario. La giornata di sabato, dove c'era la carta della sessualità, guardate, c'è la carta appunto della fantasticheria, del sette di coppe, quindi significa appunto che voi desiderate questo fare sesso, così fantasticate molto, e che i desideri appunto potrebbero avverarsi, anche la giornata di sabato. È una carta un po' del sognare, ecco, desiderare qualcosa, e probabilmente desiderate questo. Dove c'era la carta della donna, è uscita la carta del 5 di bastoni, che mi dà liti, quindi con questa donna potrebbe avere energia femminile, qualcosa da dire, magari sarà la ex di lui, mettendo insieme, perché se ricordate prima c'è il ritorno della persona nell'energia maschile, quindi l'energia femminile potrebbe avere a che fare con lui, discutere, oppure con una sua ex e discutere. Ecco, delle liti, dei battibecchi. E diciamo che la giornata di martedì, visto che qua ci vedo sofferenze, potreste anche stare male per un amore, magari desiderate appunto quest'amore, l'amore arriverà, però soffrirete la giornata di martedì per quest'amore, e quindi mettendo insieme le carte, sì, se appunto siete degli ex, una coppia, diciamo che sono in sintonia, ecco, comunque belle carte, perché ci vedo per l'energia femminile cambiamenti, quindi cambiamenti positivi potrebbero essere magari anche per quanto riguarda l'amore. E questa era la settimana 12-18, energie maschili e femminili. Ciao a tutti da Miranda e alla prossima!